Ciao e bentornati sul mio canale. Allora, oggi una video ricetta tutta siciliana. Ebbene, oggi prepariamo lo sfincione, quindi la pizza palermitana. Allora, questa è una video ricetta assolutamente personalizzata, tipologia di sfincione come lo faccio io. Vi voglio assolutamente fare vedere come lo faccio io, cosa mi piace mettere. Allora, lo sfincione tradizionale viene fatto con alla fine una spolverata di formaggio caciocavallo, che è un formaggio stagionato che si trova appunto qui in Sicilia. Se nel resto d'Italia non si trova, io ho preferito aggiungere un mix di formaggi ad al gusto molto forte che ho trovato alla Lidl. Altra modifica sono le acciughe, che io metto comunque in maniera molto blanda sul pane in pasta dello sfincione, appunto. Quindi la ricetta, vi ripeto, è assolutamente personale, assolutamente modificata a mio gusto. Insomma, io mi piace farlo in questa maniera e niente, spero che vi piaccia. Vi mando un grosso bacio, fatemi sapere se vi è piaciuta, ve lo consiglio davvero tanto, e con questa video ricetta porto il mio cuore e un poco della mia Sicilia, della mia Palermo, nelle vostre cucine. Ciao a tutti e mi raccomando, mettetemi un like se vi è piaciuta la ricetta. Ciao! Faccio sciogliere in un boccale latte, acqua e un panetto di lievito fresco di birra. Creo la mia montagnetta fatta di farina manitoba e farina di grano duro e aggiungo al centro il 10 g di sale, aggiungo i 10 g di zucchero e aggiungo i 20 g di olio extravergine d'oliva. Comincio piano piano ad aggiungere il liquido alla farina fino a quando si esaurisce, poi andiamo a impastare, divertiamoci massaggiare, rimpastare più volte che possiamo il nostro pane in pasta. Aggiungiamo poi in un pentolino, aggiungiamo le cipolle. Queste io le prendo a Lidl, le trovo molto più pratiche per certe preparazioni. Poi aggiungiamo l'acqua, il pizzico di sale o insomma quanto voi ritenete più giusto. Poi aggiungiamo il pepe e infine l'olio e mettiamo tutto a bollire.
Aggiungiamo poi una bottiglia intera di salsa Mutti, uso questa da sempre, mi ci trovo molto bene, la compro alla Lidl. Mischiamo il tutto e facciamo cucinare per almeno un altro quarto d'ora. Ho messo tutto il condimento in questa ciotola che mi proteggerà appunto dagli schizzi, perché andrò a frullare il tutto con questo frullatore ad immersione. Voi siete anche liberi di lasciare le cipolle anche intere o magari semi frullarlo, ma a me piace frullare il tutto e rendere il tutto più omogeneo possibile. Mi sporco le mani con un po' di olio extravergine d'oliva e andiamo a spianare il pane in pasta sulla teglia. Spargo un po' di questa pasta di acciuga in tutto il pane in pasta, ne raccolgo appunto piccole dosi, non esagerando perché appunto la pasta acciuga è molto molto salata. E divertiamoci poi a condire il nostro sfincionello con la salsa che abbiamo preparato, poi la cospargiamo del formaggio grattugiato che ho comprato alla Lidl e poi aggiungeremo la mollica, l'origano e il goccio di olio e poi tutto nel forno.